C'è un proverbio decisamente pessimista che dice: se vendessi candele, il sole non tramonterebbe mai. A quanto pare invece oggi col meteo abbiamo avuto fortuna. Il sole splende alto nel cielo azzurro, non c'è nemmeno l'ombra di una nuvola e una piacevole brezza rinfresca l'aria del pomeriggio. Il tempo è perfetto per giocare una partita di pallone e, come detto, non c'è neanche bisogno delle candele. Lo spettacolo che offrono le due curve è a dir poco eccezionale. Il loro supporto alla vecchia signora del calcio italiano non viene mai meno. Due club di prestigio, uno di fronte all'altro. Quando un amichevole diventa spettacolo. In un certo senso è quasi un peccato che sia soltanto un amichevole. Vorresti sempre assistere a partite di questo genere. In una stagione non si ha la fortuna di vederne tante. Resta comunque un'ottima occasione per gli allenatori di provare nuovi schemi contro avversari di alto livello. Via la partita. Luca, chi pensi possa essere l'uomo che davvero deciderà le sorti di questa gara? Io mi aspetto tanto da Thiago Silva. È un giocatore che mi piace tantissimo. Non vedo davvero alcuna debolezza nel suo modo di giocare. È molto veloce, forte fisicamente, bravo nell'uno contro uno, fa interventi puliti e non commette quasi mai falli inutili. Sarà uno scoglio difficile da superare anche per i migliori attaccanti avversari. Immagino che sia il tiro. Prova il tiro! Parata di Szczęsny. Grande salvataggio da parte dell'estremo difensore. Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. E non trova nessuno là in mezzo. Azpilicueta. Continua la pressione, sarà ancora calcio d'angolo. Ken schiaccia il piede sull'acceleratore, allarga il gioco a destra. Chilwell prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Jorginho, guarda come fanno salire entrambi i terzini. Ma cosa stanno cercando di fare? Penso che l'idea sia quella di aumentare la pressione sugli esterni. In questo modo costringono gli avversari a stare bassi e cercano di conquistare la superiorità numerica sulle fasce. Chiesa. Dybala. Thiago Silva era ben posizionato e ha intercettato il pallone. Ken cerca di pescare il compagno col filtrante, prova la giocata nello spazio. Qui può partire il contropiede. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Prova a verticalizzare. Dybala con una buona possibilità. Chiesa tocca in avanti. C'è un'opportunità. Jorginho. La Juventus finora non ha mai tirato in porta. Thiago Silva. Kanté. Chilwell. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Opportunità di ripartire. La mette in profondità per il compagno. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Va via in profondità. Ecco Dybala. Quadrado. Ecco il traversone. Decide di non rischiare. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Locatelli sul pallone. Ken. Ken! Gran palo! Ha perso un pallone sanguinoso,
per poco non pagavano con il gol. Azpilicueta, pericolo in area, chance per tirare, questo errore potrebbe essere, ci prova di nuovo, perfetta la parata, il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui, intervento pregevole. Va via di forza, mette la palla in avanti. Pulisic è un giocatore cui non manca il coraggio e qui non ha avuto paura di tentare un'azione personale. La difesa fa troppa fatica ad arginarlo, dovrebbero raddoppiare la marcatura su di lui, ma anche questo comporta dei rischi. Gol! E c'è il gol della Juve. Da lì è senza difensori e un pensierino sarebbe stato veramente più difficile sbagliare. Ha eseguito un movimento da attaccante di razza, ma il passaggio non era da meno. Tutta l'azione è stata da manuale del calcio. Zero dunque. Sono passati in vantaggio. Vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita. Rüdiger. Kanté. Scodella in avanti. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Il portiere la calcia lontano. Rüdiger, il tabellino dei marcatori è stato inaugurato poco prima dell'intervallo e così siamo evidentemente sull'1-0. Locatelli, Bernardeschi, Kane, conclusione sul fondo. Zuma, Jorginho, c'è la palla lunga in avanti, vediamo se il lancio arriva a destinazione. Arriva il fischio dell'arbitro, può bastare per questo primo tempo. Finiscono così 45 minuti di calcio, una prima parte non certo avara di emozioni nonostante ci sia un solo gol a reparto. Sono certo che saranno contenti della prestazione del primo tempo e del punteggio. Ora cercheranno di mantenere alto il ritmo per non dare agli avversari la possibilità di recuperare. La Juventus esce dal campo con l'unico gol della partita a referto in una gara tesa ma comunque emozionante. Ancora tutto da decidere. Si parte per la seconda frazione di gioco. Si trovano a dover amministrare un vantaggio di misura. Prova con la palla lunga. Alessandro, Chiesa, Bentancur, palla a Bernardeschi, ecco Cuadrado, sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Dybala con una buona possibilità. Calcio di punizione per la Juventus. Per l'arbitro non è rigore, calcio di punizione dal limite. Il giallo sembra la risposta adeguata, ma infatti è così. Il fallo è stata la conseguenza di una situazione di estremo pericolo. La difesa era scoperta e bisognava provare a fermare le azioni in ogni modo.
Paulo Dybala si prepara a battere a rete. La difesa qui deve assolutamente evitare di concedere gol, altrimenti si mette malissimo. C'è il retropassaggio. Pericolo! Il portiere non ha dovuto intervenire su questa conclusione. A volte un tiro da quella distanza può sorprendere il portiere. Ha fatto bene a provarlo. Chilwell, Rudiger, Chilwell, pallone lungo in verticale, difesa energica e decisa, non riesce a mantenere il possesso, il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Dybala con l'occhio al tiro, e questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Il controllo non era facile, ma lui l'ha eseguito bene, riuscendo a preparare bene il tiro. Si riparte da un netto 2-0. Si trovano nella posizione ideale per chiudere l'incontro. Gli avversari concederanno qualcosa in difesa nel tentativo di recuperare. Thiago Silva. Kanté. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Ziyech, parata di Szczęsny. La Juventus potrebbe anche tirare remi in barca ed evitare inutili rischi. La qualificazione sembra cosa fatta. Ken. Bernardet. Il portiere si oppone. Allontana il pericolo. Zuma. Chiesa. Tenta da lontano. Finalizzazione decisamente infelice. Il tiro non è stato un granché, ma ha avuto il coraggio di provarlo. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di far entrare il mister. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Kanté. Palla in avanti, verso il compagno. Jorginho. Allunga, in verticale. Jorginho. Azpilicueta ha spazio per affondare. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Ha segnato, i tifosi gli tributano il giusto applauso. Sembra che si trovino davanti a un muro. Passare è difficilissimo. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Pulisic. E siamo al 30° del secondo tempo. Azpilicueta, buona occasione. Azpilicueta, buona occasione. Aia, Ziyech. Tiro lento, non può creare problemi al portiere. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato.
Ecco Morata. Dybala. Rudiger con il fallo. Tentativo di passaggio lungo, poco preciso. Bel pallone. Ci prova e il pallone finisce in rete. Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Adesso ovviamente il distacco si riduce. Ora devono rimanere concentrati e cogliere le occasioni che si presenteranno. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Si libera la grande. La gioca all'indietro. Qui cerca. E il portiere dice di no. Palla allontanata senza troppi complimenti. Ultimi controlli a bordo campo. Passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. Era chiaramente in debito d'ossigeno. Non poteva più continuare così. Bell'intervento del portiere. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Zuma. La vittoria nelle loro mani, aspettano solo il fischio dell'arbitro. Alla peggio nello scontro di forza. Calcio di punizione per la Juventus. Pallone lungo, ma la precisione lascia davvero a desiderare. Soltanto pochi secondi adesso. Kanté. Alonso. La squadra ora deve salire se vogliono provare a giocarsi quest'ultima azione. Ecco Ziyech. Paolo Dybala. L'arbitro dice che può bastare. Una grande battaglia, molti gol, un margine minimo ma decisivo. Eccoci qua Luca, allora qual è la tua opinione sulla gara? Questa squadra ha dei giocatori di grande qualità con cui riesce spesso a sfondare proprio per vie centrali, mettendo gli avversari in grande difficoltà. È finito il tempo a nostra disposizione. Un doveroso ringraziamento a Luca Martini.